Mercato Juve, Paratici non si arrende per Pogba, mamma Zaniolo lancia un segnale. Il centrocampista francese resta nei desideri della dirigenza bianconera per la prossima stagione. Calciomercato Juventus Pogba, vigilia di campionato per la Juventus, che a Ferrara contro la Spal può mettere in bacheca l'ottavo scudetto consecutivo. Basta un punto infatti alla compagine di Allegri per conquistare l'ennesimo tricolore in attesa del return match di Champions League contro l'Ajax. Nonostante gli obiettivi da centrare sul campo, non si ferma ovviamente il lavoro sul mercato della dirigenza della Continassa in vista della prossima stagione. In polli ai desideri di Paratici, resterebbe Paul Pogba al centrocampo, anche se il rinnovo di Solskjaer sulla panchina del Manchester United ha complicato i piani della vecchia signora. Difficile ad oggi che il francese campione del mondo, che stuzzica la fantasia anche del Real Madrid e il connazionale Zidane, lascia l'Old Trafford, ma l'eventuale mancata qualificazione dei Red Devils alla prossima Champions potrebbe cambiare nuovamente gli scenari. Inoltre, la Juventus punterebbe sull'effetto Cristiano Ronaldo e sui buoni rapporti con l'agente del giocatore Raiola. L'ingaggio di Pogba, che chiederebbe 13-14 milioni di euro, non sarebbe un problema per le casse bianconere. Le alternative se fallisse il ritorno del polpo portano Ndombele e Zaniolo. Calciomercato Juventus Zaniolo, Zaniolo vuole rinnovare e restare alla Roma, tuttavia non si placcano le voci di un suo possibile trasferimento alla Juventus. Voci che la mamma, Francesca Costa, contribuisce in un certo senso a tenere accese, deve fare quello che lo rende felice, a me interessa solo che stia bene. Ancora non ci sembra vero quello che sta vivendo, non stiamo realizzando quanto vale il suo cartellino. 60 milioni di euro sono tanti, ma per è lo stesso Nicolò di sempre, le sue parole a Radio Rai riportate da sportmediaset.it, Juventus? La fede calcistica è una, quella giallorossa, ma ti farei mio figlio a prescindere, ha risposto prima di svelare un retroscena, ieri ho visto Ajax Juve con Nicolò. Ha esclamato mamma mia che gol. Quando Ronaldo ha segnato. Il mio giocatore preferito in assoluto è Totti, tra quelli di adesso proprio CR7, ha concluso la mamma di Zaniolo, nei radar anche del Real Madrid.